Ora passiamo alla rifrazione bidimensionale che è illustrata in questo disegno. Ricordiamo che la rifrazione non ha luogo soltanto per le onde luminose, quindi per la luce, ma anche per le onde sonore. Qua per esempio possono essere onde sonore che si propagano prima in acqua, poi in aria, come nell'esempio precedente. La differenza rispetto all'esempio precedente è che adesso la direzione di propagazione dell'onda, in acqua non è più perpendicolare alla superficie che separa l'acqua dall'aria, perché se fosse perpendicolare, si avrebbe il caso di prima, cioè un'onda che arriva perpendicolarmente alla superficie di separazione e poi prosegue senza deviare. Invece, se la direzione, l'inclinazione, di propagazione dell'onda, non è perpendicolare alla superficie che separa i due mezzi, dopo l'onda, quando si trasmette, e quindi l'onda rifratta che si trasmette e passa nel secondo mezzo viene anche deviata nella sua direzione. Vediamo adesso perché. Immaginiamo di nuovo un'onda sonora in acqua a 1000 Hz, questa è la lunghezza d'onda. Non è necessario che sia un'onda armonica, può essere anche un'onda con un timbro più complicato. Comunque è una nota a 1000 Hz e tale rimarrà, cioè una nota a 1000 Hz anche in aria. E sono disegnati vari fronti d'onda. Consideriamo l'ultimo fronte d'onda, questo di colore arancione sono fronti d'onda piani. In questo momento il fronte d'onda arancione arriva in questo punto e lì genera un nuovo fronte d'onda che poi si propagherà nel secondo mezzo, cioè l'aria. Abbiamo ingrandito il disegno per vedere meglio. Quindi in questo momento qui nasce un nuovo fronte d'onda di aria compressa. Un millisecondo prima, c'era questa situazione, cioè che questo fronte d'onda di colore nero si trovava nel punto P5, dove toccava appunto la superficie di separazione e generava un nuovo fronte d'onda puntiforme. Anzi, un millisecondo prima era il fronte arancione che stava dove qui è disegnato il fronte d'onda nero e generava un fronte d'onda nuovo arancione. 2 millisecondi prima questo fronte d'onda arancione stava qua, dove ora c'è il verde. 3 millisecondi prima qua, 4 millisecondi e 5 millisecondi prima questo fronte d'onda arancione stava qui, dove ora c'è il fronte d'onda rosso, e generava il nuovo fronte d'onda arancione. Allora, torniamo a un millisecondo prima. Abbiamo detto che questo fronte d'onda arancione stava qua, dove ora c'è il nero. E qui, dove ora c'è il puntino nero, c'era un puntino arancione, il nuovo fronte d'onda. Passa questo millisecondo, il fronte d'onda arancione si sposta da qui e a qui, e questo puntino arancione diventa un fronte d'onda sferico, circolare qua nel disegno. Per il principio di Huygens, che dice che ogni punto della superficie di separazione che viene investito dall'onda incidente diventa a sua volta sorgente di onde sferiche. Quindi, riassumendo, questo fronte d'onda arancione un millisecondo fa stava qui, generava un puntino arancione che nel tempo di un millisecondo, nel quale il fronte d'onda arancione si è spostato da qui a qui, questo puntino arancione è diventato un cerchietto, un fronte d'onda sferico, questo. Da notare che nell'acqua il fronte d'onda viaggia con una velocità maggiore e quindi percorre una lunghezza d'onda che è più lunga che nell'aria. Infatti, nell'aria, come vediamo, il puntino arancione, si è allargato, quindi ha percorso una lunghezza d'onda, che è il raggio di questo semicerchio, che però è una lunghezza d'onda lambda 2 minore di lambda 1, perché appunto, nell'aria il suono viaggia più piano che, nell'acqua. Andiamo ora un millisecondo ancora prima, quando il fronte d'onda arancione stava qui, generava il suo puntino arancione, nuovo fronte d'onda, poi sono passati 2 millisecondi, il fronte d'onda arancione si è spostato da qui a qui e in questi 2 millisecondi il puntino arancione ha disegnato due semicerchi e è arrivato qua. E un millisecondo ancora prima il fronte d'onda arancione stava qua, dove ora c'è il giallo, generava un puntino arancione che poi, dopo 3 millisecondi, è diventato questo semicerchio. E così via, andando ancora un millisecondo prima, il fronte stava qui, il fronte arancione, il puntino arancione si generava qui, poi sono passati 1, 2, 3, 4 millisecondi e adesso il fronte d'onda arancione è diventato questo. Un millisecondo ancora prima, il fronte d'onda arancione era qua,
generava un puntino arancione, sono passati questi 5 millisecondi e il puntino arancione è diventato questo semicerchio. Ora noi abbiamo all'istante rappresentato dal disegno, con il fronte d'onda arancione che è arrivato qui, abbiamo questi semicerchi arancioni, questo che era il primo che era stato prodotto, primo fronte d'onda, poi abbiamo quest'altro. E così via, questo, e mettendo insieme tutti questi fronti d'onda, cioè l'inviluppo, quello che si chiama l'inviluppo, la tangente a tutti questi fronti d'onda circolari, a questo, la tangente a questo, per esempio, a questo, la tangente a tutti questi fronti d'onda circolari è un fronte d'onda piano. Ecco che attraverso una serie di onde circolari che vengono generate per il principio di Huygens sulla superficie di separazione, tutti questi fronti d'onda circolari poi si in qualche modo sommano, si riuniscono a dare un inviluppo rettilineo. E la stessa cosa poi succederà con il fronte d'onda nero che genera un nuovo fronte d'onda, un puntino qui. Il puntino che aveva generato un millisecondo prima è diventato un semicerchio. Il puntino che aveva generato ancora un millisecondo prima è diventato un semicerchio più grande, uno ancora più grande, e di nuovo l'inviluppo di tutti questi semicerchi neri fa un fronte d'onda rettilineo. Quindi ecco che tutti questi queste onde circolari, diciamo, o sferiche che vengono generate sulla superficie di separazione, poi diventano tutti fronti d'onda piani, però diventano tutti fronti d'onda ravvicinati, separati da una lunghezza d'onda lambda 2 minore di lambda 1, proprio perché la velocità, del suono, nell'aria è più bassa che nell'acqua. Allora, tutto questo disegno che sta a rappresentare? Sta a rappresentare come, a partire da fronti d'onda rettilinei, abbastanza distanziati perché la velocità del suono in acqua è grande, poi si generino una serie di onde sferiche che però rimesse tutte insieme formano nuovamente dei fronti d'onda rettilinei, dei fronti d'onda piani, e questi fronti d'onda piani sono ravvicinati rispetto ai fronti d'onda in acqua, quelli nell'aria sono ravvicinati, lambda 2 minore lambda 1 perché il suono va più piano in aria. E inoltre, come si vede dal disegno, tutti questi fronti d'onda in aria non solo sono più ravvicinati, ma sono anche piegati, cioè sono tutti paralleli tra loro, ma si propagano in una direzione diversa da quella originaria dell'onda nell'acqua. Quindi la direzione di propagazione dell'onda ha subito una deviazione. È importante capire che questa deviazione non è la rifrazione in sé. La rifrazione in realtà è il cambiamento di velocità. Poi la deviazione della direzione di propagazione dell'onda è una conseguenza del cambiamento di velocità. Quindi identificare la rifrazione con il cambiamento di direzione sarebbe sbagliato, perché ci può essere, come abbiamo visto prima, una rifrazione senza cambiamento di direzione, e questo capita quando l'incidenza dell'onda è perpendicolare alla superficie. Invece il cambiamento di direzione, questa spezzata, non è la rifrazione in sé, è una conseguenza della rifrazione, cioè è una conseguenza del cambiamento di velocità dell'onda.